tutti e benvenuti oppure bentornati in questo nuovo video. Spero che abbiate passato delle buone feste. Siamo ormai a gennaio, l'inizio, ma comunque a gennaio, e quindi spero che vi siate rilassati, riposati, in modo da poter cominciare il 2021 con la carica giusta. Io sono Anna, sono un'insegnante di lingue e sono qui per dare dei consigli a chi studia le lingue, ma anche a chi le insegna, per cercare di ottenere il meglio dal vostro studio in classe, ma anche fuori dalla classe stessa. Oggi, in particolare, come sicuramente avrete visto dal titolo, vorrei condividere con voi quelli che sono alcuni propositi concreti per affrontare, l'apprendimento delle lingue nell'anno nuovo. Sappiamo tutti che gennaio è il periodo dei buoni propositi, no? Voglio andare in palestra, mi metto a dieta, voglio imparare qualcosa di nuovo. Ovviamente non è obbligatorio, non credo che tutti si mettano lì all'inizio di gennaio a fare l'elenco dei buoni propositi. Io per esempio non lo faccio perché io tendo a farlo a settembre, perché ho una visione dell'anno ancora molto scolastica e quindi per me l'anno in effetti comincia a settembre, perciò quando voglio fare dei buoni propositi o comunque dei propositi per l'anno nuovo, tendenzialmente lo faccio tra settembre e ottobre. Però invece, per altre persone, effettivamente, come è l'inizio dell'anno, gennaio, e quindi quale migliore occasione per condividere alcuni propositi, ma concreti, per imparare una nuova lingua o per migliorare una lingua che già sappiamo nel corso di questo 2021. Ve ne darò in particolare 5 più un piccolo suggerimento finale, quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Se l'argomento dell'apprendimento delle lingue vi interessa, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Allora, primo consiglio concreto che mi sento di darvi è, in pratica, quello di cominciare facendo mente locale. Ovvero, dovreste cercare di fare una specie di sondaggio personale, individuale su voi stessi e se siete degli insegnanti, anzi, vi consiglierei di aiutare i vostri studenti, i vostri iscritti a fare questo tipo di lavoro, e cioè vedere dove si trovavano, che cosa sapevano fare, come riuscivano ad utilizzare la lingua l'anno scorso. In questo preciso momento, quindi gennaio del 2020, dove sono arrivati ora con l'apprendimento della lingua e dove vorrebbero essere o comunque dove si vedono nel loro processo di apprendimento linguistico esattamente fra un anno, quindi gennaio 2022. Questo è sicuramente il punto migliore, il punto di partenza migliore, perché ci permette di vedere in modo obiettivo dove siamo arrivati, quali sono le nostre forze, quindi quanto effettivamente riusciamo a fare per riuscire a capire anche che cosa programmare nei prossimi 12 mesi. Questo primissimo consiglio. Il secondo consiglio che mi sento di darvi come concreto, perché quello che vi ho detto il primo non era proprio concreto, diciamo che era un punto di partenza. Primo consiglio concreto, leggere un libro in inglese, o nella lingua che desiderate imparare o nella lingua che desiderate migliorare durante quest'anno. Perché innanzitutto leggere un libro in lingua originale non è una cosa troppo difficile, si può fare più o meno a tutti i livelli, sì, anche già a partire da un livello molto molto base, anche già da un livello A1, è comunque possibile leggere un libro. Ovviamente state attenti a partire da qualcosa di non troppo difficile in modo da non trovarlo troppo frustrante, ma comunque qualcosa che si può fare, grazie anche all'utilizzo di dizionari, che siano online o che siano cartacei, non importa. Tra l'altro, la lettura di un libro è anche qualcosa di concreto, di fisico, di tangibile, che potete portare sempre con voi e dite: ah già, aspetta, fammi leggere un paio di pagine, anche perché stiamo parlando di leggere un libro nell'arco di 12 mesi, quindi non serve leggere 10-15 pagine al giorno, una o due pagine al giorno possono essere più che sufficienti. Ed essendo proprio una cosa che fate fisicamente, non può sfuggirvi se fate dei progressi oppure no. Se già leggete in lingua straniera, se già avete letto un libro, allora non fate altro che alzare un pochino l'asta, quindi puntate magari quest'anno a leggerne due oppure tre.
Se leggere in lingua originale per voi non è un problema perché è una cosa che fate abitualmente, logicamente saltate questo proposito e pensatene un altro che faccia maggiormente al caso vostro. Per esempio, l'altro proposito, il numero 3. Guardare un'intera serie televisiva in lingua originale, con i sottotitoli in lingua originale o senza sottotitoli del tutto. Ma attenzione, un'intera serie televisiva, quindi scegliete qualcosa che vi piace, mettetevi magari un piccolo vademecum che potrebbe essere una puntata a settimana, una puntata ogni sera, oppure un giorno sì, un giorno no. Attenzione, ho specificato sottotitoli in lingua originale, quindi in inglese, se stiamo parlando di inglese o qualsiasi altra lingua, o niente sottotitoli del tutto. È assolutamente inutile guardare una serie televisiva in lingua originale mettendo i sottotitoli in italiano, perché altrimenti la vostra concentrazione sarà maggiormente su ciò che leggete e meno invece su ciò che sentite. Quindi la listening andrà tranquillamente sprecata. In più, state attenti perché molto spesso nel momento in cui si fa una traduzione le parole non corrispondono, quindi potreste trovare delle determinate parole in italiano che però non corrispondono assolutamente alle parole in inglese che vengono pronunciate dagli attori. Quindi mi raccomando, se optate per questo secondo consiglio, quindi per questo secondo non so, proposito per il 2021, un'intera serie televisiva con sottotitoli in lingua originale oppure niente sottotitoli del tutto. Andando avanti con i nostri consigli, vi posso dare un consiglio che in genere io non, in quanto insegnante non lo do quasi mai. Mi spiego. Io in quanto insegnante non sono particolarmente a favore degli esami di lingue, non sono nemmeno contraria. Diciamo che ci sono dei contesti in cui l'esame di lingua è utile perché potrebbe aprire delle determinate porte nel mondo del lavoro. Allora, in quel caso sono io la prima a consigliarli, ma dico sempre che se non è così, quindi se non ne avete espressamente bisogno per il lavoro o per motivi accademici, l'esame di lingua, io non sono particolarmente, stimolata a consigliarlo. Può essere però un buon consiglio, invece, per quegli studenti, per i nostri studenti che hanno bisogno di quel quid in più, che hanno bisogno di quella motivazione in più, perché magari sono studenti estremamente competitivi e quindi hanno bisogno di, come dire, di avere un obiettivo concreto alla fine del loro percorso di studi, oppure viceversa, per quegli studenti che magari stanno perdendo la motivazione e quindi porli davanti a un esame di lingua per il quale si devono preparare, ovviamente, si devono studiare e devono studiare, si devono studiare cosa? Devono studiare con una certa regolarità, potrebbe essere un buon consiglio in questo caso, no? Perché dovendo preparare l'esame che è in questa tal data, verrà più semplice per loro prepararsi una scaletta di studio e vedere i progressi. Una volta poi affrontato l'esame e superato, ci sarà sicuramente una grande soddisfazione e un innalzamento del livello di stima, di autostima personale. Quindi effettivamente assolutamente da consigliare a tutti quegli studenti che hanno bisogno di una motivazione in più. Un altro consiglio, quindi il consiglio numero 5, è quello di imparare qualcosa di nuovo ma usando la lingua inglese o ancora la lingua che vi prefissate di imparare. Che cosa intendo? Non lo so, magari quest'anno vi piacerebbe imparare a suonare la chitarra oppure vi piacerebbe cimentarvi con il fai da te per quanto riguarda l'arredo della casa. Ecco, potreste fare queste cose, cercare di imparare queste nuove abilità, ecco, apprendere queste nuove abilità, ma leggendo degli articoli o guardando dei video che siano in inglese o nella lingua che volete imparare. In questo modo fate due cose contemporaneamente, imparate qualcosa di nuovo e a cui tenete particolarmente e nello stesso tempo praticate e migliorate la lingua che volete imparare.
questo caso specifico tendiamo a parlare sempre dell'inglese e del francese, ma potrebbe essere qualsiasi lingua. Volete imparare lo spagnolo? Cercate magari su YouTube dei video in cui ci sono degli insegnanti che vi spiegano come suonare la chitarra, ma logicamente lo fanno in spagnolo perché sono spagnoli. Questo è sicuramente un buon modo. Oppure potrebbe essere qualcosa che vi piace fare. Magari vi piace cucinare, potreste cercare dei video, sempre su YouTube, tanto sono del tutto gratuiti, potreste cercare dei video in cui vengono date delle ricette semplici ma in lingua inglese, in modo da allenare, insomma, e poi create anche qualcosa di concreto, che è sempre la cosa migliore: abbinare un apprendimento più mentale a qualcosa invece che sia tangibile. Questo dà una grandissima soddisfazione. Quindi potete fare anche questo. Consiglio extra che vi do, in realtà sono due consigli extra comunque. Uno è quello di cercare di avere dei contatti regolari con la lingua che desiderate imparare. Con contatti regolari intendo che l'ideale sarebbe cercare di avere dei contatti con la lingua tutti i giorni, anche solo per 10 minuti al giorno, dedicandosi ogni giorno a un diverso aspetto. Potrebbe essere un giorno l'ascolto, un giorno la grammatica, un giorno la lettura, un giorno la scrittura e così via. Se non riuscite a far sì che questo contatto con la lingua sia quotidiano, potreste allora optare per un giorno sì e un giorno no, e alzare però la durata, quindi per 20-30 minuti, un giorno sì, un giorno no, e dedicare questi 20-30 minuti a un paio di abilità linguistiche. Un giorno potrebbe essere, che ne so, l'ascolto e la scrittura insieme, un altro giorno potrebbe essere la grammatica con i relativi esercizi piuttosto che la lettura. E così via. Quindi avere dei contatti linguistici quotidiani è una cosa estremamente utile. Finisco con un consiglio veramente extra extra, che può essere collegato, se volete, un po' a quello prima, e cioè vi consiglio di trovare un insegnante che possa aiutarvi in questo procedimento. Non vi serve avere un insegnante che vi segua di giorno in giorno, anche saltuariamente, ma che possa guidarvi, che possa aiutarvi in questo apprendimento linguistico e che possa eventualmente correggere laddove ci sono delle incertezze o degli errori. Ripeto, l'insegnante non è necessario che vi segua tutti i giorni, perché vi ricordo, come ho già detto in altri video, che l'insegnante è una guida ed è la persona che vi dà lo strumento per apprendere, ma l'apprendimento vero e proprio poi è tutto nelle vostre mani e soprattutto è tutto nella vostra mente, cioè nel vostro atteggiamento mentale nei confronti dell'apprendimento. Quindi io vi saluto, sono arrivata alla fine, mi raccomando, non mancate di scrivere sotto nei commenti quali sono i vostri propositi linguistici per il 2021, in modo che possiamo scambiarci le idee e portare avanti la conversazione sotto nei commenti. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro un felice 2021. Ciao!